diceva il procuratore, la dottoressa Musella, da innanzitutto chi sono? Stiamo parlando del clan della stazione, del clan Zucchero, clan Santa Paola e Colano, e il riferimento è anche a intercettazioni effettuate durante l'operazione Reset, che forse ricorderete, allorquando Romano Cristofaro, anche oggi colto da ordinanza di custodia cautelare, lui è già in carcere, nel corso di una conversazione captata nella sua autovettura, parlava di una riunione con il clan della Civita e con altri clan operanti su Catania, e si compiaceva con la consorte di aver ricevuto un applauso allorquando diceva agli altri soggetti presenti alla riunione: siamo comunque tutti riconducibili allo zio, intendendo Santa Paola, o ad Aldo, intendendo ad Aldo Ercolano. Quindi questi sono i soggetti con i quali e verso i quali si è diretta questa operazione. Il clan della stazione, con l'operazione Libertà del 2011, aveva già ricevuto un primo importante colpo, proseguito nel 2013 con l'operazione Reset, ma voi sapete che la capacità di riorganizzazione delle organizzazioni mafiose è importante, continua a essere molto molto forte. Con l'operazione Capolinea, il cui nome già vi fa un po' percepire la ratio di questa operazione, sono state azzerate le attuali e l'attuale reggenza. L'attuale reggenza è quella del fratello di Pippo Zucchero, Benedetto Zucchero, che in associazione con altri svolgeva queste attività che oggi il clan della stazione svolge e svolgeva, non già attraverso interessenze in attività economiche, come abbiamo visto ad esempio recentemente con i Carcagnusi, ma attraverso tradizionali attività di estorsione, di rapine seriali. Parliamo di 50-60 rapine che sono state oggetto di analisi,